benvenuti al film hongkongese, che è anche, se non sbaglio, l'ultimo film che vedete della competizione internazionale lungometraggi. E quello che state per vedere è un film che è fatto tantissimo di luci, di ombre, di notte, di luce del sole che può accecare, di paesaggi, mestieri e facce che stanno scomparendo, che vengono distrutti dal progredire dell'urbanizzazione, di case che sono state abbandonate e poi vengono riabitate, perciò anche di memorie, di fantasmi. Non è un film di fantasmi, cioè di un passato che aleggia l'intorno. Racconta l'incontro tra una ragazza che soffre la luce del sole, perciò è pallidissima, e un artista, sono due giovani, un artista che è in fuga, un artista di successo che è in fuga da qualcosa. E l'ambientazione è l'ultimo villaggio di pescatori di Hong Kong, e questo è un territorio che sta scomparendo, appunto, che è minacciato dalla speculazione. Questo è il primo film diretto da una giovane che ha fatto assistente alla produzione, che ha fatto produzione prima, che è Jenny Suen, e il coregista firma la coregia e naturalmente la fotografia, grandissimo ritorno, Christopher Doyle, Gran Premio Torino dello scorso anno. Molte persone ci chiedono come mai abbiamo deciso di creare questa, di mostrare questa storia d'amore in un villaggio di pescatori. That's because 250 years ago Hong Kong wasn't a city, it was just a village. E questo perché? Questa ambientazione, perché 250 anni fa Hong Kong non era una città, era un paese, un villaggio. But if you go to those spaces today, you'll find that the fishermen, their way of life, their livelihoods, their culture, their special dialect, and most of all, the saltwater songs that they sang are all but gone. Ma se visitate oggi quei luoghi, quegli spazi, vi renderete conto naturalmente di tutti quegli ambienti, quei villaggi, quei pescatori, quel villaggio di pescatori, le loro canzoni, la loro tradizione, le loro tradizioni, che canzoni che cantavano, le loro avventure in mare, la loro cultura, le loro fonti di sostentamento stanno sparendo, o è tutto sparito. And many things have happened in Hong Kong the last few years, whether they're political, economic, social, and cultural, which leads us to believe that maybe a future in which Hong Kong, the city, might meet the same fate as our Pearl Village in the film might not be so far away. E molte cose sono successe negli ultimi anni a tutti i livelli, a Hong Kong, a livello sociale, a livello economico, a livello culturale, e molte cose che ci fanno pensare che in realtà Hong Kong potrà avere fra breve lo stesso fato, lo stesso destino del nostro villaggio chiamato Villaggio delle Perle. My father swam to Hong Kong in 1972 from mainland China. He swam there because it's a city that's free and open to the outside world. But we fear that the Hong Kong that he believed in is not the Hong Kong that my generation will inherit. Nel 1972 mio padre raggiunse Hong Kong a nuoto partendo dalla Cina continentale. Si recò a Hong Kong perché quella era la città libera, la città della libertà, la città che dava il benvenuto a tutti. Ma noi temiamo che la Hong Kong della nostra generazione, delle nostre generazioni, non sarà più quella Hong Kong.
you're going to be seeing this film tonight. Oh, I see. I don't know. The theater is so big. Pensate così grosso questo palco. But to us, it's not a film. It's a journey to find a new space for Hong Kong cinema. A lot of people feel more pessimistic because at the end of the film, and this isn't really giving it away, the village disappears. But I think the act of making this film is a hopeful one. And it has to be because, one, we spent the last 5 years of our lives making it, but two, cinema is an act of hope, it's an act of dreaming. Per noi il film che state per vedere questa sera per noi non è in realtà un film, è un qualcosa, un'opera che è il tentativo di creare un nuovo spazio anche cinematografico per Hong Kong, un nuovo spazio per Hong Kong. E diciamo che molti considerano quello che il film, il suo finale, se lo dico non è che spoilerò niente, nel senso vedete che alla fine il fatto che il villaggio poi scompare, che sia un atto, un'affermazione, uno statement di pessimismo. In realtà già il semplice fatto del fare il film, dell'atto di girare, dell'atto cinematografico, è in realtà un qualcosa di ottimista, di positivo, che dà speranza, perché il cinema è un qualcosa che contiene in sé la speranza nel futuro. And lastly, we want to thank the Torino Film Festival family for having us here tonight. It's incredibly familial for us to come back here. It's my birthday! Il mio compleanno, diciamo! It feels like my birthday. No, non è che sia il vero compleanno, ma mi sembra che sia il mio compleanno per essere tornato qua. E nel senso che questo è un bellissimo regalo, come se fosse il compleanno. In 2015, Torino invited our first film that we made together, Hong Kong Trilogy. Last year, Chris got a big award. And then we're incredibly honored to come back here with our latest work, The White Girl. We hope you enjoy. E quindi volevo ringraziare tantissimo la famiglia del festival per averci di voi invitato con questo nuovo, una nostra ultima fatica, The White Girl, che spero, la ragazza bianca, che spero vi piace. Nel 2015 il festival ha invitato il nostro primo lavoro comune, The Hong Kong Trilogy, e l'altro anno Chris ha vinto qui un bellissimo, grandissimo premio, quindi vi ringrazio di nuovo. So now Kai at the cinema has finished talking. Okay. Ha finito di parlare. It's also a really good looking film. Voglio dire, è anche un gran bel film dal punto di vista dell'immagine. It's a film about looking. È molto bello perché è un film che parla del guardare. It's a film about friendship that grows between people who open their eyes and open their hearts to each other. Ed è un film sull'amicizia che si sviluppa tra persone che sono in grado di aprire gli occhi e che si aprono l'uno all'altro. And it has really good music. E ha della grandissima musica. Enjoy. Thank you so much. Spero che vi piaccia.